Festival del Cinema e a Cascina Caccia. Un casolare sequestrato alla famiglia mafiosa Belfiore, sulle colline del Torinese. Nel 2010, nella sola città di Torino, la direzione investigativa antimafia ha sequestrato beni per oltre 30 milioni di euro. Il capofamiglia del clan Belfiore nel 92 è stato condannato all'ergastolo come mandante dell'omicidio del procuratore Bruno Caccia e a lui e a sua moglie è dedicato questo bene oggi restituito al territorio. La nostra comunità ha iniziato a vivere qui nel 2008, quindi sono 3 anni, e appunto in questi anni ha sviluppato poi tutta una serie di relazioni con le persone che vivono in questo territorio e ha cercato di vivere il territorio. Abbiamo scelto di fare qui una comunità proprio perché non fosse uno di quei posti che apri al mattino quando viene a fare le attività e lo chiudi la sera, ma vogliamo essere parte della comunità locale e vogliamo che la comunità locale lo senta come una casa e quindi cerchiamo di accogliere le persone che hanno voglia di vivere questo posto insieme a noi. In questo momento siamo in due, diciamo che questa comunità è sempre stata formata da nuclei familiari e in questo momento siamo in un cambio, per cui io e Roberto rimaniamo e prossimamente arriverà una nuova famiglia, quindi siamo in ristrutturazione. Ovviamente tenere in piedi una struttura come questa dal punto di vista economico non è facile. Noi cerchiamo di responsabilizzare i cittadini perché quello che raccontiamo sempre, insomma, noi ci mettiamo a servizio di questo bene confiscato, ma non è nostro, appartiene a tutti i cittadini che possono prendersene cura, appropriarsene e farlo diventare un luogo vivo. Lo scorso anno abbiamo ricevuto un grosso finanziamento dalla Regione Valle d'Aosta, senza il quale probabilmente una parte della cascina sarebbe stata abbattuta perché non avevamo in quel momento la possibilità di ristrutturarla. Invece grazie alla Valle d'Aosta abbiamo rimesso in piedi queste costruzioni che stanno diventando dei luoghi dove fare ulteriori attività e soprattutto abbiamo costruito un laboratorio di smielatura che sarà pronto tra pochi mesi, che ci consentirà di fare tutta la lavorazione del nostro miele qui in Cascina. Il nostro prodotto a marchio Liberaterra è il miele, siamo i primi del nord Italia che riescono a produrre su un bene confiscato. E l'anno scorso la produzione è stata di 25 quintali, quindi sicuramente abbondante, ma col tempo stiamo cercando di farla crescere e quindi aumentare il numero di arnie, per poi in futuro costituirci come cooperativa e quindi dare la possibilità di inserimenti lavorativi anche a persone svantaggiate. E noi ospitiamo due tipi di campi estivi, una parte per ragazzi minorenni, quindi non accompagnati, quindi ragazzi singoli che arrivano da tutta Italia senza conoscersi, e invece una parte per gruppi già organizzati che arrivano già come gruppo con il loro educatore. E sono due esperienze molto diverse perché sicuramente quelli che arrivano già da un gruppo in genere si sono preparati durante l'anno ad arrivare qui, quindi hanno parlato di mafia, hanno insomma fatto un percorso e questa è un po' la conclusione o il rilancio di, e sicuramente sono persone che hanno voglia di imparare nuove cose e di mettersi molto in gioco e a servizio anche a livello pratico. I ragazzi invece che arrivano come singoli sono, alcuni arrivano spontaneamente, altri arrivano per punizione perché magari sono stati o bocciati o non è andata bene qualcosa, e all'inizio fa un po' sorridere, è bello poi che in genere, adesso vedremo quest'anno, ma in genere quelli che arrivano così poi se ne vanno con il sorriso sulle labbra e avendo insomma capito perché i loro genitori hanno fatto questa scelta. Poi non so se lo ammetteranno davanti ai genitori, però perlomeno capiscono che effettivamente è stata una buona scelta. La regista del documentario, io e la mia famiglia Romeo Woody Allen. Il documentario parla della mia famiglia in particolare perché ho voluto prendere ad esempio loro per raccontare un po' la realtà
di quello che vivono i Rom in Italia, delle sofferenze del razzismo che bisogna sopportare quasi tutti i giorni. E perciò ho voluto raccontare la mia famiglia in particolare. Racconto il lavoro che fa mio padre, che raccoglie il ferro, racconto il lavoro di mia madre, che è la casalinga, e racconto un po' quello che è il mio sogno, quello che voglio fare nella vita. Quello che voglio fare nella vita è fare la regista, e ci sto provando. E racconto il sogno di conoscere Woody Allen un giorno, di poter lavorare con lui, anche se questo accadrà, ma non ci penso ancora, perché è ancora troppo lontano.